Benvenuti e bentrovati alla Voce delle Istituzioni, ospite in studio quest'oggi Gianluca Dal Borgo, sindaco di Chies dal Pao, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Iniziamo parlando di un argomento che ha un po' monopolizzato i momenti informativi in questi ultimi periodi, ossia il coronavirus. Anche a Chies dal Pao naturalmente c'è stata questa emergenza. Com'è stata gestita, com'è stata sentita? Beh, intanto, essendo una pandemia, ha colpito tutti i territori, anche quello di Chies. All'inizio di marzo c'erano dei positivi anche nel nostro comune, alcuni ricoverati. Come amministrazione abbiamo cercato di far rispettare le regole, quelle da DPCM. L'emergenza è rientrata dopo un mese e mezzo, perché i pazienti si sono negativizzati, sono tornati a casa. Poi ricordo che abbiamo vissuto tanto nel nostro territorio e per fortuna che abitiamo anche su posti di montagna dove comunque questa esperienza siamo riusciti a viverla comunque anche se si doveva stare tanto a casa. Ringrazio i commercianti, le attività commerciali perché hanno fatto un gran servizio per i nostri paesani e sono contento che abbiamo ancora tante attività, negozi, attività che hanno dato dei servizi ai nostri cittadini. E ringrazio i nostri attività commerciali che hanno donato anche dei pacchi alimentari per la gente che è andata in difficoltà perché non lavorava purtroppo in questi due mesi. E come amministrazione, come giunta, ci siamo anche impegnati per dare quella misura alimentare dello Stato a 20 famiglie del territorio. Siamo riusciti ad arrivare in fondo, ancora non siamo fuori, perché non siamo fuori ancora da questa emergenza, speriamo che migliori nei prossimi mesi. Come se non bastasse, il territorio di Chies è stato anche attaccato, diciamo, da un predatore in vari momenti. Ci vuole ricordare, sto parlando naturalmente del lupo, questi eventi e cosa si sta facendo un po' per arginare questo problema? Beh, insomma, durante questo periodo di Covid, dove tutta la gente era a casa, nessuno si muoveva nel territorio, nelle strade, i lupi l'hanno fatta da padroni, diciamo. Il lupo ha fatto il lupo, però ha fatto danni importanti al settore ovino. Dai dati che ho a disposizione, ha predato 80 pecore, due muli, due cani, ha fatto anche una mattanza un mese e mezzo fa su un recinto di daini protetto, mi sembra sono stati ammazzati 16 daini in due notti, ha fatto disastri, anche perché noi abbiamo un territorio che grazie ai contadini, grazie soprattutto agli allevatori, viene mantenuto perché è un territorio di montagna. Siamo abituati ormai da tanti secoli a un pascolo libero, arrivano questi grandi predatori e dovremo prendere le contromisure. Ho messo nel tavolo provinciale e regionale due miei consiglieri molto preparati, Ezio Barattin e Franz Zanne, perché l'unica possibilità attualmente è quella di avere delle misure contro il lupo, il cane maremmano, piuttosto che le reti. Io dico solo questo: se una certa fetta di popolazione regionale e nazionale vuole lupo, quella popolazione, quella categoria deve mettere anche molti soldi perché i nostri territori si possano difendere da questi predatori. Perché il rischio è questo, che la gente rinunci alla pastorizia e quindi avremo ancora il ritorno dell'abbandono, dell'insilvaticamento del territorio, cose che c'erano fino a... Avevamo un bel territorio fino a 50 anni fa, poi negli ultimi anni siamo riusciti a avere tanti giovani che fanno allevamento e agricoltura. Spero che questa cosa qua non li fermi. Vi preoccupa anche il fatto che magari il lupo possa arrivare vicino alle case? Oltre sì, agli allevatori. Beh, insomma, arriva vicino alle case, perché ogni giorno ho dei cittadini che mi dicono che vedono i lupi o la mattina alle 7:30, avvistamenti verso le 16 del pomeriggio. Noi abbiamo chiamato gli esperti, ci dicono che i lupi non attaccano l'uomo da 170 anni. E quindi però è difficile tenere tranquilla la gente, un po' di paura ce l'ho anch'io. L'unica cosa possibile per il momento è quella per gli allevatori, di acquistare queste attrezzature antilupo. E però mi sono accorto che adesso che ritorniamo a fare una vita normale rispetto a quei tre mesi che siamo rimasti chiusi in casa, i lupi forse si vedono un po' meno perché sentono rumori in movimento. Speriamo bene. Veniamo dunque a un altro grosso tema, parlo di Vaia, parlo dei cantieri post Vaia. Com'è la situazione ad oggi? Guardi, io adesso durante questo periodo abbiamo dovuto anche chiudere alcuni cantieri durante Covid, ma siamo riusciti a portare a casa, sistemare 20 strade, perché dopo l'esperienza della tempesta Vaia di fine ottobre 2018 abbiamo avuto 20 strade rotte, tante frane. Siamo riusciti a prendere parecchi soldi dal commissario della Regione Veneto
un mese fa abbiamo chiuso tutti questi cantieri, non sto qua a elencarli, ma sono parecchi. Sono tante strade, soprattutto sulla zona sopra San Martino, Funes e Mont, perché ha battuto parecchio in quella zona là, e quindi siamo riusciti a aprire queste strade facendo asfaltature, rimuovendo frane, sistemando tombotti, quindi il territorio è stato sistemato come forse è migliorato ancora meglio di ottobre 2018, grazie alla regione che ci ha girato parecchi fondi, e siamo riusciti proprio un mese fa a chiudere tutte le opere. Manca ancora un'opera, che è la strada che dal Paos va a Rus, sono un intervento da 180.000 euro che le prossime settimane riparterà la ditta. C'è un altro intervento che stiamo chiudendo, che si chiuderà quest'anno, è un intervento da 600.000 euro sulle rive di Tarcogna. Sono delle rive molto pericolose, dove grazie ai servizi forestali abbiamo fatto un taglio della vegetazione, delle piante, e attualmente la ditta che ha vinto l'appalto ha messo una rete si chiama rete debris flow anticolate, e verrà eretto anche un muraglione lungo 400 metri per parare eventuali colate dal pendio che potrebbero arrivare a Tarcogna sulle strade e sulle case. Questo grande intervento si chiama di difesa passiva, perché poi quel terreno lì verrà declassificato dall'autorità di bacino da P3 a P1, e quindi sono tutti interventi per migliorare il territorio. Un altro intervento importante sempre nella zona di Lamosano: voi sapete che Lamosano ha una paleofrana che si muove lentamente da un po' di anni, diciamo. C'è un intervento che andrà appaltato a fine ottobre. Questo intervento sempre di difesa passiva andrà a sistemare i sottoservizi del paese, andrà a togliere le acque meteoriche delle case, in maniera tale da rallentare il movimento franoso di Lamosano. Sempre interventi per mettere in sicurezza paesi, pendii e strade, perché è giusto che la viabilità e le persone che vi abitano siano sicure. Quindi ringrazio la Regione e lo Stato che ci ha girato questi contributi. Poi tutti non li posso elencare perché sono una marea. Comunque, se la gente gira il territorio di Chies, vede che proprio in questi mesi, in questo anno, si è lavorato tanto. Abbiamo portato a casa 20 cantieri. Tutto questo nell'ottica di appunto migliorare un territorio e migliorarne la vivibilità, per cui mi viene in mente un discorso relativo al vivere in montagna, all'abitare in montagna. Su questo diversi abitanti stanno andando avanti con alcune produzioni, mi vengono in mente alcune vigne, tutto sempre per restare qui in montagna. Ce ne vuol parlare? Ma guardi, io sono nato anche negli anni 70, e quando mi sono affacciato dopo la maturità al mondo del lavoro ho visto che tanti giovani se ne sono andati, e sicuramente non era allettante fare lavori di viticoltore piuttosto che agricoltore. Vedo però che i giovani nati negli anni 80 sono più interessati al territorio, chi mette in piedi attività di agricoltura, di allevamento. E c'è un'associazione AVA del Comune di Chies dell'Alpago che si è cimentata per la viticoltura, quindi li ringrazio. Ma stanno anche arrivando degli investitori, controllati logicamente dall'amministrazione comunale, per impiantare barbattelle biodinamiche, sì, sempre della viticoltura, quindi si sta andando verso quel percorso ecologico per il territorio. Io vedo un territorio che da Chies va verso Codenzano, perché Codenzano è una frazione di Chies che era considerata la vigna dell'Alpago, e sono arrivati gli imprenditori che stanno rimuovendo delle piante sui vecchi terrazzamenti, verranno impiantate queste barbattelle biodinamiche. C'è l'intenzione di mettere una cantina, più cantina, ma sta gente che abita anche fuori regione viene a abitare in questo contesto, perché trovano il territorio ottimale per la viticoltura, ma lo trovano anche bello. C'è un cambio di tendenza, sia nella viticoltura, ma sia anche in alcuni imprenditori dei comuni di Chies che hanno realizzato delle casere, alcune casere, molte casere di lusso, e le hanno messe in rete. E c'è un cambiamento, sì. La gente, anche dopo l'esperienza Covid, io penso che ritornerà importante la periferia, la montagna, il vivere in questi territori. Modo. Faccio una battuta: durante i 2 o 3 mesi di Covid, chi era magari milionario, viveva in città e aveva un bell'attico con la Ferrari sotto, doveva stare nell'attico, chi viveva nei nostri territori, a provincia di Belluno, si sentiva più libero perché aveva la casa, le galline, l'agricoltura, quindi la qualità della vita magari la senti e la vedi di più nei territori periferici di montagna, e qualcuno si è accorto. Quindi dobbiamo essere pronti per accettare le persone che vengono da fuori provincia,
fare un'alleanza con loro, ma non dobbiamo svendere il territorio, perché il nostro territorio deve essere rispettato. Se fanno degli interventi devono essere fatti in regola, ma così potremmo crescere, perché se arriveranno delle persone a fare investimenti, cresceremo anche noi come popolazione, perché avremo maggior contatti. Per quanto riguarda la partita dei centri estivi e diciamo delle attività estive per i ragazzi, io stesso ho delle memorie di dei favolosi Grest su in Pian Formosa con l'indimenticato Don Sergio. I tempi naturalmente cambiano, sono cambiati anche adesso purtroppo in questi ultimi mesi. Cosa dice il futuro? Pian Formosa è quel bellissimo territorio della regola di Chieschi, si trova a 1200 metri, c'è un bellissimo agriturismo e lì in quel territorio ormai da 30 anni si organizzano centri, una volta si chiamavano Grest, in quanto organizzati dalla parrocchia. Poi le parrocchie ultimamente hanno avuto una difficoltà perché i parroci diminuiscono, devono gestire più parrocchie con parroco solo, quindi questa attività di centro estivo da 5 anni la facciamo noi come comune in collaborazione con tutte le associazioni, anche con le parrocchie. Quest'anno diciamo è un centro estivo che durava di solito tutto il mese di luglio, 4 settimane, 60 ragazzi dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino alle medie con educatori e animatori. Quest'anno si complica il percorso perché c'è stato Covid e c'è Covid, quindi ci sono dei protocolli rigidi. I ragazzi, probabilmente abbiamo una riunione questa sera con per chi organizzerà questo centro estivo e chi ce lo gestirà, e vediamo come risolvere il problema, perché dovranno essere ridotti i ragazzi non più 60 alla settimana, ma probabilmente multipli di 7, 28, ogni gruppo un educatore. Dobbiamo anche pensare all'igienizzazione, al mangiare, al trasporto. Dovremo portare su i bambini con due pulmini per portarne su 30, si complica. Però la voglia è di farlo, perché i ragazzi che sono a casa da scuola da 3 mesi, secondo me sta diventando un problema anche sociologico, è un obbligo dell'amministrazione fare qualcosa per i bambini e per le loro famiglie, ma soprattutto i bambini vedo che hanno bisogno di trovarsi insieme, giocare insieme, e fare attività insieme. Può essere un modo per instillare in questi bambini la passione per la montagna, che poi può crescere e diventare parte di quel discorso che dicevamo prima sulle vigne, installarsi in questo territorio. Sì, io penso che sia anche la possibilità di fare un centro estivo di sogni in quel prato, per innamorarsi ancora di più dei territori e poi per rimanerli a vivere o per vivere in pienezza, insomma. Per finire parliamo di cultura e di attività estive. Sono probabilmente molto poche a causa di questo virus, però mi accennava una curiosa attività di pulizia del paese. Per il momento l'attività culturale che a Chiesa del Pago, in Alpago d'estate ce n'erano a dismisura parecchie, quest'anno sono purtroppo congelate per l'esperienza e per il Covid. Attualmente l'unica attività che vorremmo organizzare è il famoso Piodego, vorremmo organizzarlo nella prima settimana di luglio, probabilmente il sabato 4 luglio, e tutte le frazioni di Chiesa, che sono 9, chiederemo come amministrazione ai capi frazione in questa settimana prossima di fare una pulizia un po' generale degli abitati, dei sentieri. E di solito è un'esperienza dove c'erano 120 persone che ci davano una mano una giornata a pulire il territorio e poi l'amministrazione offriva un pranzo. Quest'anno lo faremo solo nelle frazioni, poi i frazionisti offriranno un panino, una bibita, sempre col distanziamento, però c'è bisogno, perché Comune di Chiesa ha 45 km quadrati, un comune con pochi operai non riesce a pulirlo tutto, perché è così, e quindi per pulirlo abbiamo bisogno della gente, fare un'alleanza con i cittadini, anche perché il passaggio passa proprio attraverso la pulizia del territorio, l'agricoltura, la bellezza, e quindi la gente viene a passarsi una giornata o 2 giorni solamente se i territori sono ben tenuti. E anche questo, un modo per socializzare. E anche per socializzare. Quest'anno socializzeremo a distanza, perché non ci si può avvicinare più di tanto, però ci proveremo. Grazie Sindaco, il tempo è tiranno, noi siamo giunti alla fine di questa intervista, grazie ancora per la sua partecipazione. Ringrazio voi che ci avete seguito, arrivederci.